Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, nel video di oggi voglio realizzare un progettino fai da te con dei materiali che mi sono arrivati dal sito craspire.com. Questo è un sito che vende materiali per il fai da te, soprattutto timbri per fare gli stampi con la cera lacca, stampi in silicone per realizzare oggettini in resina, fustelle per l'embossing e materiale per lo scrapbook. Purtroppo non ho mai avuto a che fare con la maggior parte di questi materiali qui, anche se mi piacerebbe provarli prima o poi, tipo la resina è una di quelle cose che mi attira moltissimo, ma che per il momento ancora non ho deciso di provare. Anche tutte quelle cosine, quelle decorazioni da creare, insomma, quelle fustelle mi attirano tantissimo, ma non ho al momento la macchinetta e quindi ancora non ho avuto l'opportunità di provare a realizzare qualcosa con quel metodo lì. Quindi i materiali che alla fine ho scelto e che oggi vi mostro sono dei materiali riguardanti, diciamo, lo scrapbook. E per la precisione, quello che ho scelto e che ho ricevuto sono la mia nuova agenda. Questa è un'agenda che sto tenendo d'occhio da un bel po' di tempo. Mi piaceva tantissimo il fatto che non avesse nessun tipo di chiusura, se non una chiusura così particolare. Ed è realizzata con questa copertina in feltro e poi all'interno ci sono gli anelli di metallo dove si possono appunto inserire i fogli di cartoncino. In questo caso all'interno ci sono già i fogli di cartoncino nero, alla quale io andrò ad attaccare dei fogli di carta bianchi, delle decorazioni, in modo da realizzare qui dentro la mia nuova agenda. Ho scelto questa agenda anche per la misura, perché non è né troppo grande né troppo piccola. Mi spiego meglio, a me piacciono di solito le agende grandi perché mi piace avere tutto quello che devo fare a vista in un unico foglio, in un'unica pagina. Con quelle troppo piccole ovviamente non riesco a farlo e quindi generalmente opto per un'agenda grande. Questa qui invece è ancora meglio perché è grande abbastanza da farci stare tutto, ma anche piccola abbastanza da poterla tenere in borsa. Quindi direi che è un compromesso perfetto. Nei prossimi mesi la proverò e insomma vi darò conferma se effettivamente questa misura, con questa misura mi ci trovo bene oppure no. All'interno dell'agenda c'era anche questo set di stickers a forma di cuoricini con tutti i colori dell'arcobaleno molto molto carini. Hanno anche due misure diverse, quindi cuori un po' più piccoli e un po' più grandi. Un'altra cosina che ho scelto è questo set di cartoncini colorati. I cartoncini hanno varie decorazioni, tipo queste rose, una decorazione geometrica, i cuoricini, altri fiori. Poi ho scelto questo set di washi tape. Questi washi tape sono 40 tonalità, 40 colori diversi e hanno una larghezza di 5 mm, scelta io così di questa misura perché mi sembra la misura più adatta, insomma, per quanto riguarda l'utilizzo sulle agende. E poi ultima cosa che ho ricevuto sono questi pennarelli. Sono pennarelli metallici di 10 colori diversi e sono a base d'acqua, quindi bisogna provarli, sembrano un buon prodotto. Ovviamente per tutti i prodotti vi dirò con il tempo come mi sto trovando. E niente, questo è tutto quello che ho ricevuto dal sito. I materiali ovviamente li ho scelti io e poi il sito me li ha spediti. Se volete andare a dare un'occhiata al sito vi lascio il link giù nell'info box e ho per voi anche un codice sconto che è Serena5, anche questo lo trovate giù nell'info box insieme a tutte le informazioni e anche i link di tutti i prodotti che vi ho mostrato oggi. E niente, direi che è arrivato il momento di iniziare il nostro progettino fai da te. Prendo un cartoncino bianco e lo taglio della misura di cui ho bisogno. Prendo i cartoncini decorati che ho ricevuto da Craspire e ne scelgo di tre tipi diversi. Ora divido
il cartoncino in tre sezioni, precisamente due laterali della stessa misura, che insieme formeranno la stessa misura di quello centrale. Ora ritaglio il cartoncino della stessa misura di questa sezione qua, andando però a scartare qualche millimetro lungo tutto il bordo in modo che mi rimanga il bordino bianco. Lo taglio a metà in modo che la parte poi che andrò a chiudere assieme combaci, e poi eventualmente vado a togliere il pezzo in più dai lati esterni. Ora passo ad incollare i cartoncini, ho già incollato quello della parte destra e ora vado ad incollare quello della parte sinistra. Ora con questo cartoncino voglio realizzare due fiorellini per decorare il biglietto. Ho ritagliato dal mio cartoncino colorato questi due quadratini che sono della misura più o meno che avranno i miei fiorellini, che voglio fare della stessa misura. Quindi prendo il quadratino, lo piego in quattro e partendo dall'angolo chiuso, dove dall'altro lato ci sono le quattro punte aperte mentre da questo lato c'è l'angolo chiuso, e partendo da questo punto qui ritaglio una sorta di cuoricino. Quando lo vado ad aprire il risultato sarà questa specie di fiorellino. Ora prendo il mio nuovo set di pennarelli e con questi due pennarelli, con il verde, definisco i bordi del fiore, mentre con il grigio realizzo qualche decorazione. Ora realizzo un cerchio, questo cerchio mi servirà per chiudere poi il bigliettino, e questo cerchio lo realizzo con questo cartoncino con le tonalità del rosa che riprende il fiore, e per realizzarlo mi aiuto con qualcosa di tondo che abbia la grandezza del sigillo che voglio realizzare. Realizzo i contorni al contrario in modo da non sporcare la carta dal lato decorato. Realizzo all'interno di questo cerchio un altro cerchio più piccolo e vado a ritagliare. E questo è il mio sigillo. Non buttate via questo cartoncino perché ci serve per realizzare la parte centrale. Decoro questo cerchio bianco semplicemente scrivendo gli auguri. Realizzo il bordo con questo rosa che riprende il colore del cartoncino che ho utilizzato. Adesso l'unica cosa che manca da fare è incollare tutti i pezzi. Parto dal sigillo centrale, verso la colla solo su metà biglietto. Stessa cosa per il secondo sigillo, questa volta però lo vado ad incollare sulla metà opposta. Ora incollo anche i miei fiorellini e questi qua li incollo soltanto nella parte centrale. Ne incollo uno qua sull'angolo a destra e uno. Perfetto, il biglietto è finito, il risultato mi soddisfa, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Il meccanismo del sigillo funziona in questo modo, praticamente si inserisce il sigillo
pieno all'interno del sigillo con il foro, e questo è il biglietto. Una volta che viene aperto, qui si possono scrivere tutti gli auguri. La stessa cosa per chiuderlo, basta appunto inserire il sigillo pieno all'interno del cerchio. In questo modo il biglietto rimane chiuso. Per fare tutto ancora più bello, ho colorato il retro del cartoncino in modo da eliminare i segni che avevo utilizzato per creare la linea da seguire durante il taglio, e quindi la stessa cosa lo faccio anche dall'altro lato in modo da eliminare le righe. Il tempo di asciugatura di questi pennarelli è molto rapida e la coprenza direi che è ottima, perché non si vede più nulla. E niente, con questo è tutto. Io spero che il progettino vi sia piaciuto. Lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo che giù nell'info box trovate sia il link del sito che tutti i link dei prodotti che avete visto in questo video, e anche un codice sconto che potete utilizzare. Giù nell'info box ovviamente ci sono anche tutte le informazioni a riguardo. E niente, con questo è tutto. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!